A Campogalliano il Museo della Bilancia festeggia i 30 anni della sua esistenza e con l'occasione facciamo una piccola visita attraverso le nostre sale a scoprire le nostre attività. Sì, nel 2019 festeggiamo i 30 anni di esistenza a Campogalliano del Museo della Bilancia ed è un avvenimento molto importante per la nostra comunità perché in questi 30 anni il museo ha consentito davvero di fare un viaggio nello spazio e nel tempo. Il museo è un museo civico di proprietà del comune di Campogalliano che da 30 anni sostiene questo progetto dopo aver individuato nella vocazione del nostro territorio per la precisione e in particolare per la produzione di strumenti di misura per pesare un elemento caratteristico. Questo è un esemplare molto particolare della nostra collezione. Il museo vanta più di 1200 strumenti, buona parte sono esposti qui nella sede museale. Questa è un po' la bilancia più bella, diciamo così, a giudizio dei nostri visitatori. È una stadera pesa ghiaccio, che viene dalla fabbrica del ghiaccio Tanner di Venezia. È molto decorata, si vedono appunto dei fregi molto particolari, elementi che richiamano appunto anche il contatto con il mondo orientale, questi dragoni, e in particolare abbiamo anche il volto di Vittorio Emanuele, re d'Italia. Il patrimonio del museo è composto da strumenti che sono stati acquisiti tramite appunto acquisto, ma anche tramite donazione. In particolare questa piccola stadera di epoca romana è molto interessante perché risale appunto al primo secondo secolo d.C. ed è decisamente bella e importante. È il pezzo più antico che noi abbiamo al Museo della Bilancia. L'esposizione all'interno del museo non è cronologica, quindi ogni sala ha una tematica propria. In questa sala ci sono ad esempio soltanto strumenti costruiti a Campogalliano, perché a Campogalliano c'è una grande tradizione di costruzione di strumenti per pesare che risale all'anno precedente l'unità del regno. È dal 1860 che a Campogalliano si costruiscono bilance. Passiamo poi in una parte che invece è più dedicata all'aspetto estetico e grafico, quindi abbiamo una piccola collezione di dipinti, oggetti d'arte, anche sculture a tema ovviamente bilancia, sia di produzione di artisti locali ma anche più generale di livello nazionale. La bilancia, oltre ad essere uno strumento che usiamo quotidianamente a livello commerciale, ha anche una grande valenza simbolica, tant'è che appunto diventa determinante nell'identificare la giustizia, come rappresenta appunto questa scultura. Il trentennale del museo cercheremo di festeggiarlo degnamente con un programma molto denso. Partiamo domenica 20 ottobre quando in occasione della sagra di Sant'Orsola che si svolgerà nelle piazze e per le vie del paese, qui al museo alle 11 avremo la proiezione di un video che cerca di ripercorrere questi 30 anni che hanno caratterizzato la nostra comunità Campogalliano. Avremo con noi il piacere di avere il presidente della regione Stefano Bonaccini e i sindaci che si sono succeduti dal 1989 ad oggi e anche prima.